Buon pomeriggio al nostro Mimmo Ferretti del Messaggero. Ciao Mimmo. Buongiorno Federico. Ciao Mimmo. Buongiorno Piero, buongiorno, buon appetito a tutti. Eccoci, sono ore, minuti anche un po' concitati per quanto riguarda. Io avrei guardato Mimmo al Senato. Il nostro però. Paese. Abbiamo... Al Senato in che senso? Al Senato, Presidente. Comunque, del Senato. Comunque quello che è successo ieri, che è accaduto nella notte, poi uno ripensa ai giochi, alle bugie, ai trucchetti che fanno i direttori sportivi quando devono comprare un calciatore, è veramente sì. Robetta a confronto a quello che riescono sì. a fare i politici che fanno i trucchi contro trucchi. Gli imbocchi, altro che polpette avvelenate, veramente una cosa fantastica sotto questo aspetto. Capire come la politica sia tutto un gioco di potere, cioè ho detto una banalità di quelle più scontate, però proprio in queste circostanze tu ti accorgi che poi alla fine il giochetto è sempre quello, ci puoi mettere X, ci puoi mettere Y, ci puoi mettere chi te pare a te, poi alla fine tanto c'è cioè, sempre sotto il giochino del potere ci sta. Ed è forse la politica è proprio questo. E chi ci rimette? Ma fino adesso ci hanno rimesso i cittadini, te, io e forse anche loro, un pochino meno loro. La speranza è sempre quella che quando cambiano le cose si vada per il meglio, no? Io questa speranza l'ho persa forse il giorno dopo che ho votato per la prima volta, però va bene, insomma, continuiamo a dire che c'è una speranza per il futuro, che il nuovo che avanza è sempre il vecchio che ritorna o viceversa. Le dinamiche sono vecchie, è quello il problema. Cambiano i protagonisti, sì. Ma le dinamiche sono identiche. Assolutamente sì. Guardate quello che è successo ieri, poi io ho un debole per Enrico Mentana, no? Cioè lo confesso in maniera proprio scusa. Beh, giornalista coi fiocchi, io no. Per cui lui come parte con una maratona, io mi piazzo lì nei limiti del possibile, del lavoro, eccetera, eccetera, me la seguo perché rende la politica uno spettacolo, come posso dire, pari alle chiacchiere che facciamo noi tante volte, Piero, da bar, no? Ricordando quel calciatore, quella partita, quelle cose lì. Allora ti appassiona, a me riesce a tenermi incollato davanti al televisore perché mi diverte proprio come vengono trasmesse le cose, come vengono date le notizie, e lì tu capisci veramente che siamo di fronte a un grande gioco, il grande gioco della politica, correnti, sottocorrente, inciuci, accordi, ticket, ho scoperto tante cose nuove negli ultimi anni, sì. Apparentamenti, cose di questo genere, una volta non era così, ombra. Sì, quando tu eri ragazzino, Piero, non era così. C'era un altro tipo di politica. C'erano ideologie più definite, ovviamente, quindi era chiaro, no? C'era. Esattamente, insomma, però mi viene in mente. C'erano anche altre figure, da una parte figure, e dall'altra. Assolutamente sì. Mi viene in mente chi nel corso della campagna elettorale diceva: guardate che poi alla fine si andrà verso un accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, perché andate a vedere i programmi e su 9 punti ce ne sono 7 in comune. Quindi di che cosa stiamo parlando? E qualcuno in TV, sui giornali l'ha scritto, l'ha detto in televisione, l'ha detto anche per radio, alla fine poi. Sembra che si sappia sempre tutto prima in anticipo, ma semplicemente perché poi alla fine quando tu hai le carte in mano le giochi come ti pare, come meglio credi, sempre per rispetto di quel gioco del potere che tu vuoi assolutamente avere fra le tue mani. Adesso sono molto curioso, e poi chiudiamo la parentesi, magari la gente vuole sentire parlare di altre cose, di sapere chi sarà il Presidente del Consiglio. Sono molto curioso. Lì è un po' più complicato. No, prima di chiudere definitivamente la parentesi extra Roma, extra calcio, lo sai, ti ho pensato stamattina. No, a me non male, va. Ti ho pensato col Messaggero fra le mani, ma non la parte sportiva. Sì. Perché ho letto la prima pagina, articolo a firma di Simone Canettieri, buche e degrado, Roma a pezzi dietro l'emiciclo, sta per iniziare la terza repubblica, in via del Tritone c'è una buca che sta qui dal governo Giolitti e nel frattempo però ve l'avevo raccontata io, no, che c'era una buca di dimensione epocale a via del Tritone, ma non soltanto a via del Tritone, purtroppo Simone credo che abbia raccontato le cose per bene, per quello che è sotto gli occhi di tutti. Il problema è che le buche stanno diventando delle voragini, perché quello che accaduto l'altro giorno alla circonvallazione Appia è una cosa agghiacciante, se vogliamo. Sono dei crateri. Ma sì, cioè tu a un certo momento sei lì, parcheggi la macchina e improvvisamente ti trovi dentro sta voragine, ma se non direttamente tu la macchina, di chi è la colpa? Io non lo so, se fa presto a dire la colpa è di questo o di quello, la colpa è di chi ha creato i presupposti affinché tu parcheggi una macchina e non la ritrovi più perché è andata a finire direttamente nel parcheggio sotterraneo che tu non sapevi che ci fosse. Però qualche cosa bisogna farla, perché se no rimaniamo così. In questo senso non voglio fare della retromarcia ideologica o dei pensieri retrodatati, però io ricordo che questa città
E poi chiudiamo lì, se no andiamo a fare un discorso che poi parliamo delle cose serie a Roma. Sì, esattamente. Pure Roma è seria. Molto seria. Questa città ha avuto la possibilità di candidarsi per le Olimpiadi del 2024, giusto, ve lo ricordate? Sì. E qualora fosse stata scelta come sede per le Olimpiadi, questa città avrebbe ricevuto 1 miliardo di euro dal CIO, ve lo ricordate anche questo? Come no? Voglia. Che servivano per sistemare un pochino le faccende relative all'organizzazione delle Olimpiadi, ma soprattutto servivano alla città. Che danno incredibile. E io penso che quei soldi Arelli avrebbero fatto comodo. Avrebbero fatto comodo, perché io non sto qui a fare i conti, però se tu c'hai un miliardo di euro probabilmente riesci a trovare anche i soldi per poter sistemare qualche buchetta, qualche cosa, non so, però sembra politica spicciola, non voglio passare per quello che fa il qualunquista, faccio soltanto dei ragionamenti che forse in quel momento, quando si è detto no alle Olimpiadi, si è pensato a qualcosa che poteva anche non andare come è stato pensato che le cose dovessero andare. Le speculazioni. Mimmo, però adesso va bene Torino per le Olimpiadi invernali. Ma infatti io l'altro giorno, no, quando cercavo di dire che non me l'hanno mai fatto, i due sindaci sono dello stesso movimento. Sì. Due settimane fa, e poi non abbiamo perso il filo del discorso. Sì, a me è stupito molto. Perché Torino sì e Roma no? L'ho trovato francamente molto strano. Non so che tipo di interesse ci sia dietro, forse non c'è nessun tipo di interesse, proprio c'è la voglia di dare a Torino un'altra opportunità dopo quelle che erano state le Olimpiadi invernali di, oddio cos'era, 2006 se non sbaglio, una cosa di questo genere. Quindi io so che qualsiasi città che ha avuto l'Olimpiade, una grande manifestazione tipo l'Expo di Milano, ma torno un pochino indietro ricordando, Piero, tu che hai girato il mondo, che cos'era Barcellona prima delle Olimpiadi e cosa è diventata dopo. Ma anche Torino. Anche Torino è rinata con le Olimpiadi invernali. Sì. Credo che quando tu c'è la possibilità di portarti a casa un bel po' di soldi, poi tu te li porti a casa, senza stare a pensare, perché poi quei soldi li gestisci te. Non è che li gestisce qualcuno. Per onestà, Mimmo, bisogna anche aggiungere che per esempio Atene, le Olimpiadi hanno dilatato problemi economici che poi sono sfociati nelle... Piero, lì però c'era un problema. I greci stanno a fame, eh? Ho capito, però c'era un problema che nasceva proprio dallo Stato greco, certo, nel senso che l'economia greca era talmente... Lì hanno fatto. Esattamente, però l'economia greca era talmente a pezzi che lì non serviva manco Perry Mason con tutti gli avvocati brutali del mondo per salvarla. Comunque, insomma, abbiamo fatto un filo di discussione, magari non interessa niente a nessuno. Però colgo l'occasione, riallacciandomi alla Roma. Che cosa avete pensato? Io l'ho pensato immediatamente ieri quando mi è stato detto che poi sul giornale sarebbe andata a fine questa cosa. Cosa avete pensato, se lo sapete ieri oppure l'avete letto oggi, del fatto che Luca Pellegrini firmerà un contratto da 800.000 euro l'anno? Che cosa avete pensato? Ti rispondiamo dopo un brevissimo ricordo. Caro, mi piace. Caro Mimmo, così Piero riflette, gli do il tempo di concentrarsi. Se avete... Che la Roma probabilmente nel prossimo mercato farà qualche cosa con Mino Raiola. Facile, no? Sì. Facile, perché allora, con tutto il bene che possiamo avere per Luca Pellegrini, che è un ragazzo del 99, che non ha fatto, forse un ha fatto una panchina in Serie A. In Serie A parlo, Piero, neanche, forse una panchina. Esatto. E vada a guadagnare quei soldi, io faccio i complimenti a lui, faccio i complimenti a chi lo gestisce soprattutto. Poi se vada a fare la riflessione che chi lo gestisce è Mino Raiola, dico ok, perfetto. Mi è venuto in mente Emanuelson e Manolas, ricordate? Sì. Mi vengono in mente alcune cose, per cui io da ieri sera sono più tranquillo, da quando ieri ho saputo questa cosa, cioè sono più tranquillo perché so che la Roma prenderà un giocatore di Mino Raiola, e siccome Mino Raiola c'è giocatori bravi, ma bravi davvero, quelli scarsarelli lui non li prende, io penso che la Roma prenderà un giocatore bravo della scuderia di compreso Luca Pellegrini, che non è tutto, credo, che è tutto da verificare, però ecco l'altra verità collaterale rispetto a questa. Balotelli piace molto a Di Francesco, attenzione, sì, piace molto a Di Francesco, però non so se è il profilo costa zero, non è detto, zero eccetera, quello che volete voi, non è detto che sia però lui, non no, c'è soltanto Balotelli, andate a vedere un po' in Olanda chi c'è nella scuderia. Kluivert per esempio, il figlio di Kluivert, non solo insomma comunque sia. Io questo ragionamento lo faccio perché trovo assolutamente impensabile, ma con tutto rispetto lo ripeto, qualora venissero confermate cifre per Luca Pellegrini, che un ragazzo non ha fatto neppure un minuto in Serie A possa guadagnare quei soldi, ma bravissimo lui, bravissimo il suo procuratore, però mi viene in mente che forse il procuratore poi aiuterà la Roma a prendere un altro calciatore, perché queste cose si fanno, perché
le mediazioni sono regolari, cioè, Massimo, ci mancherebbe non altro. Non è che se sta a parlare qualcosa che non se deve fare è sconveniente parlarne, no, no, vanno proprio a bilancio della società. Nell'ultima semestrale sono stati riportati tutti i soldi che sono stati pagati per i mediatori che hanno portato i giocatori nell'ultimo mercato, quello estivo. Io sono rimasto a bocca aperta quando ho visto quello che ha preso il procuratore di Gonalon. Pure io a Roma. Sapevo lì che andavi a Gonalon. Lo so, però tanta, come quasi la stessa cifra del cartellino. È chiaro, un po' di meno, insomma, è sì, chiaro, senza fatto effetto. È chiaro che poi a me tantissimo. È chiaro che quella cifra fa ancora più effetto, visto che il rendimento del calciatore è stato quello. Se fosse stato il rendimento che tutti ci aspettavamo, ci avremmo fatto caso ugualmente, ma non in modo così. Mi pare più di 3 chiaro milioni. Sì. Sì, siamo intorno a quella cifra lì, vero? Sì. No, poi l'altra verità collaterale, meno centrale, meno importante di quella che avete sottolineato voi, di questo aspetto relativo al rinnovo di Pellegrini, è che mi pare che l'avventura romanista di Jonathan Silva sia finita prima di iniziare. Adesso se credo, visto che il fatto che lui somigli molto a Grenier, insomma, non da un punto di vista proprio di fisico, ma insomma le modalità per cui è stato preso me lo lasciano pensare anche a me. Io però, prima di dire ok, questa è una pippa, è stato preso non si sa bene per quale motivo, lo vorrei vedere almeno una volta, perché poi ci hanno fatto vedere pure spoglie. Bravo. Presente, spoglie. Una volta diciamo spogli, adesso diventa tutti Fassio, spoglie, sì. Biglia, Troglio, tutti questi così sono diventati. Quindi poi abbiamo visto spoglie, ho detto meno male. Rivestete. Rivestete. Ma ci aveva fatto vedere spoglie, è meglio che te rivesti. Titolare inamovibile nel Genoa, sì, sì, direi. Grazie. Però, insomma, ha rischiato di far gol a Napoli. Senti, domenica scorsa. Sì, senti Mimmo, c'è una domanda, secondo me, molto intelligente del nostro ascoltatore, e la giro a te. Sì. William si chiama, che prima diceva: se dovessimo, diciamo così, trasferire meccanismi di valutazione che appartengono allo sci con l'intermedio, no? Il puntello, la velocità, sì, intermedia di una discesa, tempo intermedio al calcio, potremmo dire che come intermedio il lavoro di Francesco, di Di Francesco, è da promuovere assolutamente. La Roma è in questo momento ancora in Champions League, sì, clamorosamente, devo dire, per quelle come che erano pure le mie aspettative, vabbè. E in campionato paga forse solo l'eccessivo distacco dalle due di vertice che comunque erano date dai favori generali avanti alla Roma ed è davanti alle altre. Sì. Sarà però quindi a questo momento meriterebbe una conferma automatica. Il bronzo. C'è la convinzione, ce lo chiedeva a noi, lo chiedeva noi, io credo che serva più capire che convinzione c'è dentro la Roma. C'è la convinzione che al di là dell'intermedio si pensi a Di Francesco come uomo e tecnico giusto per una Roma da ambizioni anche superiori a questa, che comunque guarda, la Roma... innanzitutto dobbiamo fare ogni piccolo passettino per volta senza andare a correre troppo, no? E io credo che nella valutazione finale peseranno determinate cose nel giudizio dell'allenatore. Allora, se questo allenatore ti riesce a portare in zona Champions League, che era l'obiettivo minimo stagionale della società, credo che abbia fatto il suo. E poi arrivi terzo o quarto non conta niente, perché come se arrivi secondo non significa niente. Semmai va verificato il distacco che tu avrai dalle altre, a quelle che ti stanno davanti, e probabilmente ce ne avrai due davanti, no Piero? Anzi, quasi sicuramente ce ne avrai due davanti. Ok, poi vai a vedere quello che è successo in Champions League, ma credo che al di là di quello una società vada anche a verificare quello che è stato il lavoro che ha fatto un allenatore all'interno della squadra, per cui ci sono stati magari dei passaggi a vuoto della squadra, dell'allenatore, di tutto l'insieme, però ad oggi è vero che l'intermedio è stato un intermedio ottimo, però non è che nella seconda parte della gara è ruzzolato per terra il suo concorrente e praticamente è uscito di scena. Penso anche a qualche giocatore che con Di Francesco ha recuperato la strada del professionismo, esagerando un pochino. Penso a Gerson, che avevamo dato tutti per perso. Penso magari a Pellegrini, che comunque è stato riportato alla Roma non per Di Francesco, ma sicuramente con il contributo di Di Francesco. È un ragazzo che giocherà nella nazionale italiana, che vale poco, però sempre in nazionale ci gioca lui e ci gioca un altro. Insomma, tante piccole cose. Qualcuno potrebbe dire però De Frele stavo sempre male, non è assolutamente un giocatore chic. Karsdorp e De Frele sono 84 milioni più o meno, che sì, sono stati quasi inutilizzati per svariati motivi, e siamo in attesa. Chic,
Schick ieri ha fatto 90 minuti comunque. Si è preso pure un palo, credo. Una mezza notizia, cioè, nella nostra tristezza dell'attesa di vedere Schick finalmente scintillante, se non altro 90 minuti è già qualche cosa. In una squadra in cui io non conoscevo praticamente nessuno, quindi la Repubblica Ceca non è più quella di una volta, di qualche annetto fa, in cui c'erano grandi calciatori e lì fai fatica, poi vai a casa dell'Uruguay, cioè giochi contro l'Uruguay. Insomma, fai fatica veramente a non perdere la partita, però insomma tante piccole cose, la valorizzazione di Cengiz Under, insomma credo che poi una società faccia tutta una serie di valutazioni. Al momento, ragionando non per conto mio ma per quelli che sono i fatti, credo che la conferma di Di Francesco sia abbastanza automatica, no Federico? Cioè, non credo che ci possano essere dei dubbi. No, anche come perché è necessario dare una certa continuità. Però che i contratti poi stanno, contano e non contano, insomma. No? È necessario dare una continuità che non ma la continuità deve essere data sia da un punto di vista di gestione tecnica, ma anche tecnica come parco giocatori, perché io mi auguro che insomma si proceda, per quello sappiamo perfettamente che si procederà con qualche cessione, che siano però le più indolori possibili dal punto di vista tecnico. Ok? Perché tu comunque l'anno scorso hai ceduto qualcuno che per tua sfiga sta facendo non bene ma benissimo, ieri Portogallo, Egitto, sto parlando di Salah, ha timbrato un'altra volta, se Cristiano Ronaldo ta sistema negli ultimi 92-95 ha segnato, perché sennò vinceva l'Egitto 1-0 gol di Salah. E va bene, è quello che ce l'abbiamo avuto, lo vediamo giocare da altre parti, ma va tutto bene. Ma ricordando Salah, io ricordo sempre che la Roma non manca Salah, manca Nicolde, che è stato preso al posto di Salah, che è una cosa ben diversa. Però intanto tu il giocatore non ce l'hai e qualcuno in estate verrà ceduto sicuramente, e quindi ci deve essere una continuità sia da un punto di vista di gestione tecnica ma anche tecnica. Questo Federico, consentimelo, No, è vero, ma è, sì, qualcosa cambierà comunque Roma. Tutti i segnali di queste ore, di questi giorni, lasciano credere che Monchi si stia indirizzando verso una Roma che abbia più basso il monte ingaggi e l'età media, il che non vuol dire una Roma meno forte, perché se azzecchi i nomi, i giocatori e soprattutto non smonti l'assetto del globale dei senatori, magari integri con giocatori che garantiscono una successione. Faccio un esempio: che la Roma sostituisca Gonalon, deludentissimo, con Ante Coric, sperando che sia forte, come ci dicono, in attesa che De Rossi, quando sarà il caso, lasci, ci può stare come movimento. Sì, sulla carta è un movimento corretto, bisogna vedere poi il rendimento sul campo e ricordare magari quelli che sono i movimenti delle tue avversarie. Cioè, purtroppo Federico, io penso sempre alla Juventus, che ha perso via via nel corso degli anni Pirlo, Tevez, Pogba, Bonucci e chi prepara a voi, e sta sempre lì, è sempre prima in classifica. Quindi perché c'è continuità di gestione tecnica, c'è continuità di mentalità, perché fatturato anche arrivando. E soprattutto c'è una netta differenza rispetto alla Roma per quello che riguarda il discorso dei ricavi. E ovviamente se tu hai dei ricavi importanti, puoi anche permetterti dei giocatori di un certo tipo. Allora magari il ragazzo di belle speranze è il Piazza, o per parlare della Juventus, o il Rogge del Napoli. Cioè Piazza che sta giocando benissimo, tra l'altro. Esattamente, eh? Però la Juve non giocava. No. Perché davanti c'era Pjanic, Khedira, sì, c'era anche lui. Pjanic, Khedira, chi va a voi. Cioè la Juve prende Matuidi e da via Piazza, non so da quante in quale altri posti si sarebbe fatta un'operazione diversa, proprio in funzione o in virtù della voglia di ringiovanire la squadra. Se tu c'hai i soldi, poi dai comandi come ti pare. Il discorso è sempre quello, Fede, articolo ha vinto, chi c'ha i soldi in mano ha vinto, e purtroppo è così. Com'è questa? Non la sapevo. Articolo quinto, sì. Chi ha i soldi in mano ha vinto. Bene. E questo è proprio un vecchio refrain che vale sempre. Quindi sì, il lavoro di Monchi, io continuo a sperare che Monchi finalmente possa fare la squadra su misura per le sue idee, che non ha detto da nessuna parte che siano delle idee vincenti a priori, però intanto che faccia una squadra con le sue idee, perché da altre parti l'ha fatta con le sue idee e ha vinto. Anche perché Mimmo quest'anno ha giocato più o meno a Roma dei Sabatini, Assolutamente sì, tranne rarissime eccezioni. Kolarov, che poi tra l'altro era stato un'invenzione di Sabatini. Sì, vabbè, però adesso no. Pellegrini. Potremmo andare a parlare tante altre invenzioni di Sabatini che hanno fatto una brutta fine. Insomma, sì, è giusto. Certo.
da un punto di vista cronistico ricordarlo. Però fra dare e avere, secondo me, mi pare che stia. Cioè, Gisandere non l'ha preso Sabatini, no. l'ha preso Monchi, insomma, voglio dire, poi. Alisson sì, è vero, è stato preso da Sabatini, insomma, ma è normale poi che se tu c'hai un direttore sportivo bravo che certamente decide di andare via e poi ne prendi un altro altrettanto bravo, quelli che c'erano bravi rimangono lì, non è che vanno dall'altra parte, quindi sarà importante riuscire a migliorare ancora questa rosa cercando di elevare sempre tu il tasso tecnico. Io ho paura però che tu il tasso tecnico lo alzi in maniera netta se riesci a comprare dei giocatori che ti costano un sacco di soldi e ai quali puoi dare un sacco di soldi, quindi il discorso del ridimensionamento del monte ingaggi anche dell'età, Federico, è un discorso un po' particolare, anche rischioso se vogliamo, però sì, insomma, sì, devi azzeccare proprio le scelte, ovviamente non, margine di errore molto limitato, assolutamente sì. Quello no, poi c'è pure da sottolineare il fatto che quest'anno la Roma farà probabilmente il record del fatturato. La Roma sta nei quarti, sì. Se si riqualifica per la Champions League, se ci avrà finalmente uno sponsor che attendiamo da 6-7 anni. Sì, e lì c'è sempre una sorta di mistero intorno alla mancanza dello sponsor, perché io mi sarei accontentato anche di prendere qualche cosa, pur di prendere qualche cosa. Ma insomma ci hanno sempre detto che lui non vuole, lui parlo di Pallotta, non vuole svendere il marchio, però io penso che se ti porti a casa qualche milione di euro non è che lo svendi. Insomma, devi essere bravo anche poi a cambiare i 2000 dei dirigenti che deputati a. Proprio a questa ricerca e nessuno è mai andato bene. Però io ti dico che, e ti voglio fare una domanda, la faccio a tutte e due, voi siete così sicuri che qualora si riuscisse anche così a tagliare il traguardo del record di ricavi, poi in estate non ci sarà qualche sacrificio eccellente? No. No, no, perché c'è una necessità. No, io sono convinto del contrario, quindi. Esattamente. Però anche lì non tutti i giocatori sono uguali. No. Esattamente, proprio perché la società deve fare delle plusvalenze, perché poi sono quelli i soldi che veramente ti danno la possibilità di migliorare il tuo conto, diciamo così. Però un conto è Alisson, un conto è Shaarawy, con massimo rispetto di tutti, certo. Penso a un giocatore che ha anche segnato l'ultima partita, ma sì, Fede, io te voglio bene, però il problema è che Alisson te lo chiedono tutti e Shaarawy magari non te lo chiede nessuno. No, per me sono convinto che Shaarawy per me può avere mercato, però siccome la Roma non ha bisogno di fare una plusvalenza da 100 milioni, non sta ridotta così, ma può farla anche di adesso vedremo i conti, ma anche inferiore ai 30 milioni di 25-20. E Shaarawy più un altro ci riesci, capito? E questo è il concetto, lo so pure io che te chiedo, è chiaro che Alisson no, te l'hanno già chiesto, non è che te lo chiederanno gli altri. Se può fare plusvalenza, sì. Ti chiedo pure il gambone che ha preso la palla l'ultimo secondo a Kharkiv, sì. Senti, no, Mimmo, però io mi porto avanti col lavoro, sì, e non parlo di Barcellona, no, aspetta, e parlo di Bologna. Sì, Bologna Roma, e leggevo le dichiarazioni di Francesco Antonioli. Sì. Per me ragazzo per bene e portiere sottovalutato, secondo assolutamente me. Assolutamente sì, che ha vinto 3 scudetti in carriera, mi sembra. Ecco, che dice al Corriere di Bologna, e quindi anche il contesto è chiaro che incide, cioè parla più in funzione Bologna che Roma, è l'occasione giusta perché la Roma penserà più a destro che a Messi. Tu hai questo timore? No, penserà più a Messi, scusami, penserà più a Messi che a destro. Hai questo timore? Forse sì. Però se fossi la Roma penserei con grande attenzione a... Manco gioca adesso, secondo me. No, penserei con grande attenzione al Bologna più che al Barcellona. Nel senso che Roma-Bologna sulla carta è una... Bologna-Roma, scusami. Sulla carta è una partita. Barcellona-Roma è un po' più complicato dire che è una partita. Nel senso che se tu vuoi avere determinata ambizione, vuoi centrare il tuo traguardo stagionale, cioè l'aggiungimento della zona Champions, devi pensare più a Bologna-Roma che a Barcellona-Roma. È chiaro che però dici, ma come, il Barcellona, Messi, la Champions League, sì, è chiaro che ci pensi, però bisogna pensarci bene. Antonioni ha detto una cosa che non mi trova sostanzialmente d'accordo, se conosco un pochettino lo spirito che anima l'allenatore, che sì, continua a parlare di Barcellona perché gli viene sempre chiesto questo, ma insomma lui ti premette sempre, ricordatevi che prima del Barcellona-Roma c'è Bologna-Roma, che è una partita di quelle veramente un po' subdole, un po' trappolone, perché Bologna è una squadra strana. Io sono molto contento che non si giochi all'Olimpico, perdonami Mimmo, sono molto contento che si giochi fuori. Perché c'è una Roma da trasferta e una Roma da casa. Quella è la cosa più scontata, oltre a quello il fatto di giocare in trasferta ti costringe proprio inconsciamente a una maggiore intensità, concentrazione, attenzione, che secondo me è anche uno dei motivi per cui la Roma c'ha questa striscia clamorosa, e anche tatticamente immagino una partita un po' meno chiusa, un po' meno complicata.
poi mi vuoi dire che te piaceresti lo 0-1? Sì, ah, okay, no, perché magari... no, ne so, pure a Barcellona hai Pierè lo 0-1, sai. Pure lì al Camp Nou lo prenderei. Quanto siete simpatici. Piero no, perché no, vuole chiudere la pratica. No, ma io poi comunque se fossi Piero... di Francesco ai giocatori della Roma gli direi: volete tornare a giocare col Barcellona a partita del Bologna? Sì. Perché bello. Questa sì, è sono d'accordo con te, questo mi sembra molto. Poi a Kiev si faranno altri discorsi. No, ok, no. Perfetto. Sì. Però il discorso che tu fai, te lo ripeto, sembra molto da football manager, cioè molto sulla carta, molto teoria. Poi dopo la pratica è un pochino diversa, perché poi i calciatori non stanno a parlare di gente che dice una cosa e la capiscono, te la fanno, la prendono, la immagazzinano e cose di questo genere. I calciatori poi in campo ci vanno loro, tu gli puoi dire qualsiasi cosa, cioè. Quando tra la fine del 2017 e inizio del 2018 la Roma ha fatto ride, e io credo che Di Francesco abbia detto le stesse cose che gli diceva quando la squadra riusciva a battere il Chelsea, a vincere il girone di Champions League. Quindi evidentemente il rendimento vero te lo danno i calciatori. Un po' un problema di incomunicabilità tra allenatore e squadra. Quando? Perché? In quel periodo lì. E poi a un certo punto c'è stato l'incontro fra squadra e allenatore in cui la squadra ha manifestato magari alcune perplessità, forse è meglio che giochiamo così, ma io ci sentiamo più. Lo sai perché? Perché no, ti spiego, perché se fosse vero questo, e non dubito se qualcuno dice questa cosa, l'avrebbero fatto prima. Che c'era bisogno di fare quelle figure di merda contro ripetute tra l'altro ma hanno no, distrutto le feste, cioè, prima di riunirsi dentro una stanzione di è così così così. Mi sembra un po' troppo facilona come spiegazione. La squadra a un certo momento faticava a andare, cioè, camminava veramente in mezzo al campo. L'allenatore ci diceva che stavano facendo un lavoro di recupero di condizione e tutti a dire ma questo è matto perché camminano, e lui continuava a dire però magari tutti si vedranno tra qualche tempo, intanto perdeva in casa contro l'Atalanta, ma forse perché tutti si tornano a vedere un pochino più avanti. Adesso. E magari si è pensato che anche non al top della condizione, ma comunque con una rosa di un certo tipo, tu difficilmente perdi in casa contro l'Atalanta, contro la Sampdoria o pareggi col Sassuolo. E invece questo è successo, perché poi la Roma è specializzata nell'arte di complicarsi la vita da sola. Non c'è nessun'altra squadra al mondo che riesce a fare quello che fa la Roma contro se stessa, e succede anche questo. Ma la programmazione, a giudicare da come stanno andando le cose in quest'ultimo periodo, probabilmente era quella corretta. Solo che c'è stata la mancata risposta nell'immediato, e non credo che sia stato per un problema di non comunicabilità, assolutamente, perché ci sono stati errori da parte dell'allenatore ed errori anche da parte dei calciatori. C'è sempre una spiegazione logica. Mimmo, fate conto, ci sentiamo lunedì, a presto. Grazie Piero, ciao, un abbraccio a te. Ciao, 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 ciao Mimmo. La, la, la.